Ben ritrovati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Adesso la politica a Ragusa. Tornerà a riunirsi oggi pomeriggio il Consiglio Comunale. All'ordine del giorno gli emendamenti al bilancio di previsione 2013. Dei 97 presentati, solo 31 hanno avuto il via libera da parte degli uffici. Vediamo. Nuova seduta oggi pomeriggio del Consiglio Comunale di Ragusa dedicata al bilancio di previsione 2013. L'inizio dei lavori è previsto per le ore 15. Riflettori puntati sugli emendamenti presentati dai vari gruppi di opposizioni. Delle 97 proposte presentate, solo 31 hanno ricevuto pareri favorevoli da parte degli uffici comunali e di questi ben 27 sono della minoranza e solo 4 della maggioranza. In particolar modo, gli emendamenti presentati dal PDL Ragusa Domani e dei Per Ragusa puntano a spostare ben 87 milioni di euro che dovrebbero servire per iniziative nel settore dei servizi sociali e per sostenere le imprese. Bisognerà capire se oggi la maggioranza 5 Stelle sarà in vena di concessioni o se invece proseguirà sulla propria strada bocciando tutti gli emendamenti presentati dai gruppi dell'opposizione e approvando lo strumento finanziario così come predisposto dall'assessore al bilancio. Altri emendamenti presentati da UDC, Megafono e PD puntano a spostare somme a favore delle categorie sociali più deboli, come indigenti, minori in difficoltà e disabili. Se si riuscirà a fare in tempo, oggi si dovrebbero votare tutti e 31 gli emendamenti, solo successivamente si passerà alla votazione finale del bilancio di previsione. E sempre a proposito del bilancio di previsione 2013, anche il terzo circolo di Ragusa, dopo gli interventi degli altri gruppi di opposizione, ha annunciato il parere contrario allo strumento finanziario. Anche il terzo circolo del Partito Democratico di Ragusa boccia le proposte dell'amministrazione comunale a proposito di bilancio di previsione 2013. Il circolo Rinascita Democratica ha invitato i consiglieri del gruppo consiliare del PD Massere d'Asta a presentare il bilancio del comune in discussione in questi giorni. I dati che i consiglieri hanno presentato consegnano un bilancio costoso, conservatore e senza anima. Costoso si legge in una nota perché le entrate tributarie del bilancio in discussione aumentano di quasi 14 milioni di euro rispetto al bilancio 2012 e sono pagate per oltre 7 milioni attraverso l'aumento dell'IMU e per 2 milioni e 500 mila euro attraverso l'aumento della TARES, che per una famiglia di 4 componenti comporterà un esborso in più di circa 120 euro e per una famiglia con 5 componenti di circa 180 euro. Un bilancio senza anima, prosegue ancora la nota del PD, che non mostra una linea di sviluppo per la città, che rimanda anche per voci di esponenti della maggioranza ad altri momenti la formalizzazione della vera proposta programmatica. E da Ragusa ci spostiamo a Vittoria. Il sindaco Giuseppe Nicosia interviene sulla presa di posizione da parte del deputato regionale Di Pasquale, che si è schierato a fianco del gruppo Patto per Vittoria e dunque all'opposizione del PD e del Megafono, lista dove l'ex primo cittadino di Ragusa è stato eletto. Nello Di Pasquale all'opposizione del sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia. Il deputato regionale, che a Palermo fa parte del gruppo Megafono, eletto nella lista di Crocetta presidente grazie anche ai voti riportati dal fratello del primo cittadino Fabio, rompe gli indugi e si schiera a fianco del gruppo Patto per Vittoria, che in consiglio si trova appunto all'opposizione. Una posizione strana e quantomeno incoerente, così come sottolinea lo stesso sindaco Nicosia. Leggo che Nello Di Pasquale, insieme a Patto per Vittoria, dichiara: sarebbe all'opposizione nella nostra città. Mi appare veramente strano e stento a crederlo che un parlamentare che ha sempre espresso stima per l'amministrazione comunale di Vittoria possa occuparsi della modestissima attività ostruzionistica di pochi esponenti dell'opposizione. Tale presunta posizione mi appare ancora più strana, oltre che contraddittoria, se teniamo conto del fatto che Di Pasquale è stato eletto in una lista che a Vittoria è stata sostenuta unicamente da appartenenti al PD e sostenitori del sindaco, che entrambi sosteniamo il governo Crocetta e che il parlamentare in questione ha spesso dichiarato la sua disponibilità a seguire le tematiche vittoriesi alla regione. Tuttavia, conclude il sindaco, se la notizia dovesse rivelarsi fondata, ne prenderemo atto. Di Pasquale, insomma, non mostra neanche riconoscenza nei confronti del Megafono e del PD vittoriese, che grazie alla candidatura di un proprio esponente ha consentito di far scattare alla lista un seggio all'Ars. Quando si dice, cuore in grado. E questa mattina, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulla donna, presso la prefettura di Ragusa si è sottoscritto un protocollo d'intesa contro la violenza sulle donne. Vediamo.
Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Questa mattina presso la prefettura di Ragusa si è sottoscritto un protocollo d'intesa sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne. L'iniziativa era stata già proposta dall'associazione Nuova Vita di Ragusa. Con la sottoscrizione del protocollo si vuole formalizzare la creazione di una rete istituzionale che interessa i vari aspetti della problematica. Sono state coinvolte le scuole e soprattutto la prefettura nella sua funzione di coordinamento e tutela della sicurezza delle donne per evitare la violenza che molte volte si consuma in ambito familiare, nelle relazioni affettive. Hanno partecipato il prefetto Annunziato Vardè, il commissario straordinario della provincia regionale di Ragusa, i sindaci dei comuni di Ragusa, Modica, Vittoria e i rappresentanti delle forze dell'ordine. E sempre a proposito della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, questa mattina si è tenuta presso l'Istituto Superiore Carducci di Comiso una conferenza volta a dire no alla violenza sulle donne. Conferenza al Carducci di Comiso per la giornata internazionale della donna. Questa mattina presso l'Istituto Superiore Carducci di Comiso si è tenuta una conferenza in occasione della giornata internazionale della donna per sensibilizzare i giovani e per far capire loro che non bisogna mai confondere l'amore con la mancanza di rispetto nei confronti dell'altro. Infatti sia i docenti che gli alunni sono molto sensibili e hanno stamattina partecipato con la rappresentazione di un balletto. E successivamente noi abbiamo dei ragazzi che stanno recitando dei monologhi. È una giornata molto interessante e speriamo che viva la collaborazione tra maschi e femmine, considerando che è importante che loro realizzano e concepiscono un nuovo progetto di vita insieme. Il 17 dicembre 1999 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato il 25 novembre come giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, invitando i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l'opinione pubblica in questo giorno speciale. Questa mattina presenti anche alcuni rappresentanti dell'associazione vittoriese Donne a Sud, che cerca di dare sostegno psicologico e legale gratuito nella massima segretezza alle donne vittime di violenza. L'associazione è sostenuta da volontari specializzati che accompagnano le donne nel loro percorso da quando sporgono querela fino al processo. Dove invece si registra pericolo di vita, allora vengono fatte rifugiare in case con indirizzo segreto. La provincia di Ragusa purtroppo non è esente da questo fenomeno. Molti casi si sono registrati negli ultimi anni, soprattutto sul versante ipparino. La giornata internazionale contro la violenza della donna è una giornata che quello che è la violenza in sé della donna, che è un fenomeno che si sta espandendo a macchia d'olio, e quindi è importante che appunto ci sia una giornata per fare in modo, per far comprendere che c'è un fenomeno e che è un fenomeno che può essere combattuto. Ci sono delle associazioni, ci sono le forze dell'ordine che presenti a far fronte, ci sono anche delle legislazioni, delle leggi, delle normative che sono presenti, diciamo, nel territorio italiano proprio per far fronte a questa fenomenologia. E passiamo adesso allo sport. È arrivata un'altra sconfitta per il Ragusa, che in casa ha perso nei minuti finali per 1-0 contro l'Interreggio. Tra Vittoria e Modica finisce 0-0, da segnalare il clamoroso gesto di Casisa, che ha lasciato il campo nel mezzo della gara. Vittoria invece per il Comiso nell'altro derby con il Real Biscari. Vediamo. Gara sfortunata per il Ragusa, che perde nei minuti finali la sfida con l'Interreggio per 1-0. Gli azzurri hanno di che recriminare, soprattutto per occasioni sprecate con De Sousa, Alma e Mele, che a tu per tu con il portiere non sono riusciti a metterla dentro. Il calcio non perdona e gli ospiti in extremis passano con un gol di Favasuli. In eccellenza nel derby tra Vittoria e Modica, l'unica a vincere è stata la Noia. Una gara senza occasioni da gol è finita 0-0. Da registrare il gesto clamoroso del giocatore del Vittoria, Casisa, che al 23° del secondo tempo, dopo essere stato insultato dagli spalti, si sfila la maglia e lascia il campo tra l'incredulità di tutti. Un gesto condannato sia dal tecnico all'acqua che dal capitano della squadra d'Agosta. Altro derby è quello che si svolta in promozione tra il Biscari e Comiso. I verde-arancio passano per 2-0 sul campo degli acatesi, aggaggiando così la zona playoff. Una partita che ha visto i padroni di casa avere un paio di occasioni da gol. Il Comiso invece è più cinico, alla prima opportunità passa in vantaggio con Gurrieri e nella ripresa raddoppia con Curatolo. Una vittoria che, come detto, porta i ragazzi di Lugenti in zona playoff, con l'opportunità già domenica prossima di agganciare la Libertas 2010, che dovrà osservare il suo turno di riposo.
E in chiusura vi ricordo l'appuntamento con 15 minuti con la trasmissione di approfondimento di Free TV. Ospite di oggi è Rino Strano, rappresentante del comitato No Muos di Ragusa e del WWF Ibleo. La puntata andrà in onda alle 15.20, 17.40 e 20.50. E anche questa edizione di Free News è terminata. Vi ricordo sempre che potete seguire il nostro sito www.freetvonline1.it. Vi auguro un buon proseguimento.